I nostri avventurieri non si fidano proprio del Mind Flayer e quindi decidono di proseguire dritto per questo corridoio. Avanza per primo il guerriero, dopo il chierico e dopo il warlock. Ma proseguendo incontrano uno zombie, Hulk. Sfortunatamente il warlock è molto vicino al temibile mostro, che con un possente pugno colpisce il warlock facendogli girare la testa, ma non causandogli più di niente. Il chierico allora prova a curare il warlock, ma senza nulla da fare. Si avvicina il warrior tentando un colpo di scudo, ma anche esso va a vuoto. Il warlock allora decide di evocare il suo demone, la regina farfalla. La regina farfalla è solo un portale per evocare i demoni cani, quelli di Stranger Things. Ne evoca tre che subito balzano contro lo zombie Hulk, e uno di questi riesce a penetrare nella carne molla dello zombie per poi fuoriuscire da dietro la schiena grazie a un super colpo di critico. Anche se un altro cane gli aveva morso la caviglia, ormai per lo zombie Hulk non c'erano molte speranze. Infatti il chierico, avvicinandosi, gli schiaccia per sempre la testa. A quel punto gli avventurieri si trovano di fronte a una porta chiusa e decidono di non sfondarla, ma di proseguire da questa parte. Dopo pochi passi rincontrano lo straniero, sì, quello con l'armatura che non si capisce bene se è mezza draga o mezza salamandra. Gli chiedono subito delle informazioni, come fosse arrivato qui e come fosse riuscito a schivare lo zombie Hulk. Lo straniero dice semplicemente che non ha notato nessuno zombie Hulk e che è arrivato qui dopo aver visto il Mind Flayer ed essere scappato via dalla paura. Anche se gli avventurieri non credono molto alle parole dello straniero, decidono di portarselo di nuovo con sé, perché una persona in più fa sempre comodo in un party. Decidono quindi di ritornare alla porta per sfondarla stavolta. Il guerriero con l'abilità sfondare porte, che riesce al primo colpo a buttarla. Ma il corridoio prosegue con delle scale che portano ancora più sotto. Gli avventurieri a quel punto si trovano a un bivio: tornare indietro o proseguire. Ma che lo diciamo a fare? Si prosegue, quindi scendono giù nel dungeon. Cadendo si trovano di fronte una strana creatura congelata, ghiacciata, rimasta lì, ferma per secoli. Il warlock nota che in lei scorre sangue demoniaco e allora a quel punto decide di lasciare la sua regina farfalla per impossessarsi di lui, perché sente un potere immenso provenire da questo demone. Fortunatamente il warlock riesce nella sua magia e si impossessa del demone. Il warlock a quel punto si sente molto forte, sente che quel demone gli ha dato una forza inarrestabile. Ma che cos'ha di speciale questo demone? Un demone antico chiamato Marmont. Come prima abilità ha carica inarrestabile, una carica che colpisce tutti i nemici che ha di fronte. Poi, come seconda abilità, ha meteorite di ghiaccio. Salta in aria per poi ricadere giù come un enorme meteorite di ghiaccio facendo danni ad area. Ha una classe armatura spaventosa. Ha una classe armatura di 16. Quindi qualsiasi attacco al di sotto del 16 non ha effetto su di lui. Ma cosa succede quando il warlock si unisce al suo demone? Il warlock
riceve incantesimi di ghiaccio, che vi spiegherò durante la live.